Buongiorno. Ho spesso rilevato come il mercato dell'arte sia ormai un mercato speculativo, cioè semplicemente non c'è più una questione di distinzione di gusto e cose di questo genere, ma semplicemente il denaro che domina e controlla interamente anche l'operato degli artisti, i quali si adeguano inevitabilmente. Ora, è uscito un articolo su un giornale finanziario che conferma clamorosamente questa mia supposizione ripetuta in molti interventi. Londra e New York, crollo dell'arte a New York, il titolo dell'articolo. Dopodiché, leggendo, si scoprono delle cose interessanti, cioè in pratica il mercato dell'arte è affidato, come sempre meno, al gusto, ma sempre più al potere finanziario e al mainstream corrente. Tanto è vero che questa giornalista, perché ormai anche giornali e istituzioni sono tutte rette da donne, giornalista rileva tranquillamente, senza ombra di critica o di considerazione, che viene rivalutata l'arte africana e l'arte femminile. Ora, l'arte africana e l'arte femminile saranno sicuramente bellissime, io non lo so, però per quanto ne sappiamo, cioè io 50 anni di frequentazione del settore, so benissimo quali sono le artiste prevalenti, no? I vari Kiki Smith, Cindy Sermon, eccetera. Quindi rivalutazione dell'arte femminile significa due cose: uno, seguire il mainstream corrente, per cui il femminile è determinante; due, il fatto della caduta verticale del gusto. E quindi a questo si aggiunga il fatto che, per esempio, nelle aste di New York, i primi 5 artisti rivalutati a somme incredibili sono tutti americani, escluso Claude Monet, no? E tutte le altre sono americane, cioè si va da Jeff Koons, che addirittura i suoi nani da giardino, 91 milioni 76 mila dollari, a Robert Rauschenberg, quello della Boccaccia, quella della Biennale di Venezia, evidentemente ha reso 88 milioni 805 mila dollari, Louis Bourgeois, 32 milioni e 65 dollari, Frank Stella, 28 milioni e 83 mila 500 dollari. Ecco, questa è la situazione. Quindi 5 tutti americani. Ora, non è necessario essere un critico, uno storico dell'arte per capire che non è regolare, non è ammissibile, non è logico che tutto il resto del mondo, l'Europa, la Cina, il Giappone, eccetera, dove ci sono degli artisti. Cioè nessuno di questi artisti riesce a imporci al mercato, che è dominato dagli Stati Uniti economicamente, non culturalmente. E questo è il tracollo dell'arte. Quindi quando si parla, dice crollo dell'arte a New York, cioè io la considero una bella notizia, perché io sono convinto, non voglio fare il profeta di sventura, ma sono convinto che per come è stata realizzata l'arte contemporanea di questi ultimi anni, ci sarà un crollo clamoroso. Ci sarà un momento in cui qualcuno, qualche critico, qualche persona preparata dirà chiaro il re è nudo. E quindi questa arte così gonfiata dalla potenza economica americana, che tra l'altro è in declino, nonostante che per adesso funzioni ancora bene, perché contrariamente al passato si deve scontrare con la Cina e con i paesi emergenti come l'India, eccetera. Quindi
prima o poi si troverà a dover fare i conti. Certo, gli Stati Uniti possono contare sul sostegno acritico dell'Europa, dei paesi come l'Italia, che sono assolutamente proni ai voleri americani. Questo è una triste verità che conosciamo. Ma comunque qui stavamo parlando d'arte, e il discorso dell'arte, questa classifica che vi ho letto, i primi cinque, non ha logica in questo. Cioè, qui non si tratta più di gusto, di fare una critica per le singole opere, semplicemente non vi è nessuna logica. L'America, come decide di vendere i propri aerei e di finanziare, poi mette i tassi all'Italia, eccetera. Vabbè, vengo sempre coinvolto perché è inevitabile. Così fa con la propria arte, cioè impone la propria arte a suon di dollari. E questo è quanto. Ora, siccome anche in Italia, anche in Europa, fanno la stessa cosa, ma non, il paradosso, non con l'arte indigena, con l'arte italiana, europea, no, con l'arte americana. E questa è veramente la dimostrazione più lampante di come la civiltà europea si sia posta prona di fronte all'America. Il che francamente non mi pare una bella cosa, una bella notizia. Mi fermo qui, volevo solo accennare a questo episodio, perché di crollo delle quotazioni a New York, perché conferma esattamente le tesi che io vado sostenendo da decenni, e quindi la speranza è che ci sia un crollo totale, che le persone che hanno voluto speculare in modo così esagerato con opere che valgono ben poco, si trovino, come si suol dire, col cerino in mano. Io spero che questo avvenga. Se poi non avverrà, magari io non lo vedrò, pazienza, però credo che prima o poi questo crollo, questo ridimensionamento, diciamo così, di questa forma speculativa e ideologica per quanto riguarda il confronto di genere, prima o poi avverrà, e ci saranno grandi sorprese per tutti. Lascio a voi queste mie considerazioni, fatene l'uso che credete. Buongiorno.